Sarà un lunedì purtroppo con lo stadio Franchi semideserto, 5.000 spettatori, questo è il limite che viene imposto dalle nuove regole del Covid alle quali bisogna attenersi, ricordiamo naturalmente come sempre di vaccinarsi e di continuare questa battaglia insomma contro una malattia che in questo momento sta purtroppo vedendo una nuova impennata e quindi anche il calcio si deve adeguare. A proposito di questo ci sono anche notizie di nuove positività nella Fiorentina nel gruppo squadra e quindi c'è il rischio di avere qualche defezione per la partita contro il Genoa. Siamo qui infatti a raccontarvi quello che di fatto sarà lo scontro, il posticipo della settimana che arriva dopo uno schiaffo, perché così è stata la partita di Torino. Quattro sberle, diciamo così, che sono arrivate sulla faccia della Fiorentina che non se l'aspettava probabilmente, con il Torino che è andato a ingolfare la manovra di mister italiano e a trovare le contromisure giuste nonostante anche le tante assenze nel Torino. Due gol arrivati quasi a freddo, poi un terzo che di fatto su un errore, su un retropassaggio sbagliato ha favorito il dilagare del Torino nel primo tempo. Nella ripresa tentativo di reazione, ma è arrivato anche il quarto gol, quello di Sanabria, che ha messo di fatto la parola fine. Difficile trovare delle cose positive nella partita contro il Toro, allora guardare subito avanti, questo ha detto anche lo stesso mister italiano, la voglia di pensare subito a quello che sarà la partita dopo e poi magari mettersi ad analizzare con più calma. È una settimana però corta perché c'è stata anche la partita di Coppa Italia nel mezzo contro il Napoli, allora la sfida contro il Genoa sarà una partita particolare da un punto di vista anche climatico. Dicevamo, stadio purtroppo vuoto, comunque insomma limite a 5.000 persone, al tempo stesso una partita molto difficile per il Genoa perché Shevchenko non è sicuramente stato di impatto come sperava per la squadra. In settimana ci sono stati anche dei rischi di esonero così paventati, giornalisticamente almeno, e ora per il coach ucraino c'è sicuramente un'ultima spiaggia qui a Firenze dopo un girone d'andata difficilissimo per il Genoa, il cambio di allenatore che non ha sicuramente fatto bene o non ha dato l'effetto sperato. Dall'altra parte però insomma c'è da ricordare la partita d'andata, perché bene o male la squadra nei suoi 11 quella è, e quindi ricordiamo la grande partita di Saponara, la corsa di Saponara verso mister italiano a sancire se ce ne fosse stato bisogno ancora di più il grande rapporto tra i due, quindi la possibilità sicuramente di ritrovare quello spirito lì è subito una rivalsa dopo la sconfitta contro il Toro. Questo è quello che si augura naturalmente la Fiorentina. C'è un po' di storia come sempre e di curiosità che veniamo a raccontare. Il primo confronto tra Viola e Grifone risale addirittura al 1934, ma soprattutto c'è la prima vittoria della Coppa Italia, la storica Coppa Italia vinta dalla Fiorentina nel suo carniere, c'è appunto la vittoria proprio contro il Genoa e la rete è stata segnata da Galluzzi. In tempi molto più recenti però va ricordato che il Genoa qui a Firenze non vince praticamente dagli anni 70, tra l'altro il gol della vittoria lo segnò Pruzzo, che all'epoca giocava col Genoa, poi passò alla Roma e poi tornò a Firenze da alleato, in quel caso era da avversario nell'ultima vittoria, quindi con la maglia gigliata segnò un solo gol, ma fu quello decisivo per il passaggio poi della Fiorentina alla Coppa UEFA in uno spareggio proprio contro la Roma, dove Pruzzo era diventato di fatto il bomber che tutti ricordiamo. Ultima annotazione, allora appuntamento a lunedì sera 20:45 per questo Fiorentina-Genoa, da un lato la voglia di rivalsa della Fiorentina, dall'altro forse l'ultima spiaggia per Shevchenko e Genoa.